vero, è vero. Allora, chiedere ai milionari di volare sul loro jet privato. Questa è la Sardegna. Cipata! Palese. A parte che tutti sempre in Sardegna. Cioè, è bellissima la Sardegna. Ma io capisco la gente che ci va 3 volte all'anno o che ci va per 3 estati di fila sempre in Sardegna. Mi scatafrascio cazza, una certa. Ma cambia pure, zio porco. Mi è venuta voglia di togliermi uno. Avete mai volato su un jet privato? Mentre stavo passando gli ultimi giorni di vacanze in Sardegna, mi è venuta voglia di togliermi uno sfizio. Avrei volato per la prima volta su un jet, possibilmente per tornare a casa, a Milano. Per chi non lo sapesse, i jet Ah, privati. questo va proprio da uno, gli fa, oh, mi porti a casa col jet? Ho capito, va bene. Io se porco Dio chiedo 5 euro a mia madre, mi dà una pizza in faccia, ok? Sono aerei di dimensioni ridotte progettati per il trasporto di gruppi ristretti di passeggeri. Solitamente sono di proprietà di persone, aziende o affittati da privati. A differenza degli aerei di linea, i jet privati offrono molta più flessibilità nelle rotte e negli orari e spesso sono dotati di comfort personalizzati, come Ma che spazi per bello! riunioni, letti o Sì? servizi di catering su misura. Ma è molto Tutta roba che bello! volevo assolutamente vedere con i miei occhi. Tuttavia, i costi associati all'affitto di un jet privato sono molto più elevati rispetto ai biglietti degli aerei di linea. Ma infatti, quanto costa affitta un jet privato? Così per chiede! Ragion per cui oggi proverò a fare una cosa un po' particolare. Lo dice? Ah, ma l'accollo, me l'accollo. Buono, buono. Finita la vacanza a Sardegna. Il mio stupidissimo ragionamento che dice che visto che ci stanno pochi jet, se prendi il jet privato c'è ancora meno rischio che casca rispetto a un aereo normale. Ma ora inizia una nuova grande avventura. Ciao piscina. Belli questi quadratoni, però quando devi portare 76 kg di valigia non è proprio il top. Primo step, restituire la macchina che per colpa di Teo è in queste condizioni. Ah, buongiornissimo. Ecco, Non hai mai visto una macchina guidata da Sofia Fiorini, allora? Sensazione di non ho mai giocato a Tetris. Se oggi riusciamo a fare quello che vogliamo fare, veramente pazzesco. Ciao Sardegna. 4K de valigia, mi dicono. Come 4K de valigia? Quando devi portare 70. Porco Dio, sì. Ma è di metallo sta valigia. 6 kg di valigia non è proprio. 76 kg di valigia. È della Rimowa. Valigia Rimowa. Si cerca subito. Famogli das. Scusa, con tutto l'amore del mondo, ma qual è il senso di comprarsi una valigia da 1700 euro? Cioè, che c'hanno in più? Cioè, saranno super bloccatissime e via dicendo, che è blindata, tipo. Ma la valigia può essere blindata di platino, quello che ti pare, ma se te la devono perdere, te la perdono pure se è blindata. Carterò, grazie per le 4 giftate, amore mio. Federico, io sono Leluz, Belunga, Ninja, Fede, bentornati, Moltons, Black, Cartero, Marco, Pietro, Olli, Filippo, bentornati, Vanella, grazie del sub giftato. Rudy e Franci, bentornati e benvenuti. Ci avrà pure il GPS. Dici, giustamente gli dai 2000 euro di coso, Il figurate. top. Primo step, restituire la Zio macchina porco, che per colpa Manuis, di Teo è in queste bentornato. condizioni. Ecco, questa è la dimostrazione che io non ho mai giocato a E fa Tetris. vedere che Se oggi c'hai i riusciamo. soldi. E invece non è. Non mi sembra una valigia per far vedere che c'hai i soldi. Se no, ti compri la valigia di Louis Vuitton, la valigia di Gucci. A Ti fare quello compri che quelle vogliamo fare, cazzate. veramente pazzesco. Ciao Sardegna. Forse, se tutto va bene. Direzione Della aeroporto. vecchia fattoria. L'obiettivo è Ia, molto oh, 30 stronzi ho tirato, porca la madò. semplice. Voglio scroccare un volo su un jet privato. Non ho ancora la più pallida idea di Normale. come, quando e perché, ma l'idea è quella di lasciare Giulia nell'aeroporto normale per farla tornare senza troppi sbattimenti a Sì. Milano. E poi imbucarci nell'aeroporto speciale dei jet, sperando di trovare qualcuno di buon cuore che mi riporti a casa. Ok. Comunque c'è un danno. Mamma mia. Sta valigia da Perfetto, a posto. 1700 Grazie, euro. Grazie a voi. E adesso inizia la vera avventura. Ah. Adesso che abbiamo restituito l'auto e non ci hanno detto niente, escono i primi segreti. Perché Teo aveva detto davvero che stava per uccidere uno per salvarlo, è andato a Forse sbattere. si sarebbe salvato lo stesso. Per evitare di arrivare impreparato, qualche giorno prima ho sentito Barry, uno che di jet se ne intende. Scroccare un jet privato. Barry! Porco Dio, starà ancora a giocare a Formula 1 a fare i tempi per il torneo di Omiatol. Barry, sarà lì dentro lo schermo, zio porco. Il problema è che a quanto pare ho sbagliato timing. Tu potevi fare questa cosa qui a inizio agosto, perché ad agosto la gente scendeva a Olbia e quindi ieri tornavano vuoti da Olbia, cioè la possibilità di tornare con, si chiamano empty flight. Esatto.
Praticamente i cosiddetti empty leg flights sono voli che si verificano quando un jet privato viene noleggiato per un volo di sola andata e deve comunque tornare al suo aeroporto di partenza o andare in un'altra destinazione per un prossimo volo. Dato che il jet sarebbe comunque in movimento senza passeggeri a bordo, le compagnie offrono spesso questi voli a prezzi scontati per cercare di recuperare almeno in parte i costi di gestione. Ma in realtà ho un... Oh porco Dio, buona Savello! Zizzo, schiatta, Enzi, dottore, bentornati. Un'altra domanda per Barry. Allora, il mio obiettivo è trovare una persona che sta tornando e io vado con quella persona. La persona singolare è difficile, è molto difficile, è gente molto riservata. Difficile, ma non impossibile. Ma prima di iniziare, pensiamo alle cose sì, importanti. Ma ha detto che è molto difficile. Devo dire che è tantissimo tempo che non faccio questa tipologia di video. Fare un tuffo nella sua piscina? C'è sempre un modo di fare qualsiasi cosa, ragazzi. Mi sono fermato a prendere un gelato, di cui non avevo minimamente voglia, solo per prolungare il tempo prima di dover mettermi a fare questa cosa. Se sta a cagare a mano il buffone. Dobbiamo però spostarci verso un altro aeroporto, quello da cui partono e in cui atterrano i voli privati. Non pensavo che saremmo arrivati così dietro. Allora, bisogna fare un ragionamento. Il problema è il fatto che a quelli che lavorano qui... La domanda che io mi pongo è: perché chi gli darà un passaggio sul suo jet avrà una camicia bianca di lino, un capello tirato indietro bianco grigio, ma si vede anche il cuoio capelluto, e per qualche motivo avrà dei pantaloncini corti azzurri? Può dare fastidio il fatto di avere delle persone che rompono i coglioni per prendere un aereo in modo illecito, no? Fammi parlare con Barry, sì. Richiamo quindi il buon vecchio Barry per farmi dare qualche dritta. Come funziona dentro? Cioè, uno può entrare o ci sono i controlli immediatamente? I controlli non ce ne sono, ma entra di cibo però. Se entri dentro, ok, subito a destra c'è un bar. Non è che devi fare il palo da doppiare. Giusto, per trovare la mia preda devo prima osservare il gregge. Bene, questa parte era più semplice del previsto. Uno di loro era nostro. Caffettino del buon augurio e a sto giro si parte a gamba tesa. Leccandoti il solone, urla la tua resa, cazzo voglio il tuo cazzone. Sto succhiando cazzi come non fosse domani, cazzi grossi, cazzi grandi, fraccazzi, isolani. Non me la ricordo più, mi sono dimenticato il pezzo del braccio di Vegeta. Niente, basta, tu. Franchino, chi è il prossimo che dice che usa il termine gamba tesa? Con il primo tentativo. Basta. Qui stiamo cercando di fare un video in cui da qua rientra. Guarda, subito magliettina Gucci, questo sta tutto full gucciato, questo lo manda a fanculo in 3 secondi. Entriamo in Italia o qualsiasi posto voi qualcuno vada con un jet che non abbiamo mai preso e ci piacerebbe fare questa cosa. No, grazie a voi. Chiaramente, la prima volta non è mai quella giusta, anche perché... Sono mega ruginito. Ok, allora c'è Barry, ci sta mandando tutte le informazioni. C'è un sito che si chiama Flight Radar in cui si vedono tutti gli aerei. Questo ci tornerà utile... Buongiorno, mando cazzo vivi, zio porco! Ma che cazzo di squadra tifi per non conosci Flight Radar? A Salernitana! Zio Pera, non hai mai seguito un aereo del giocatore tuo? Poi, nel frattempo, sono curioso di vedere la differenza tra il bagno di quelli normali e di quelli con i soldi veri. Decisamente più lussuoso. Ma la vera sorpresa è che dentro, in modo completamente casuale, incontro un tizio che è riuscito nella stessa missione che stiamo cercando di compiere noi. Io l'anno scorso ce l'ho fatta. Porco Dio, ma chi è? Ma questo zio è la morte. Lavoravo per una villa, ero l'interprete di questi signori e mi hanno fatto un regalo da Milano, vuol dire l'interprete privato. Ah, figata. Comunque, non perdiamo tempo, altro giro di perustrazione e come un fulmine a ciel sereno, c'è un pilota che mi chiede. Aspetta, fammi sedere qui. Che bucio de culo, dai! Perfetto. Io voglio riuscire a andare via da qua con il jet. Sono l'unica compagnia che invece che avere il jet di elicotteri. Cazzo. Secondo voi è meglio parlare con l'equipaggio o parlare con l'equipaggio? E come si riconoscono i comandanti? Quindi con le spalline, con le quattro ringhe. Nel frattempo c'hanno la skin, però frate, esatto. Guarda che c'è sta pita dei Hunger Games dietro. L'avevo adocchiato, sì, dietro a Nanni Twitch. Avevo adocchiato questo, guarda che sguardo. Guarda che sguardo che c'ha, questo è malandrino. Però si è aggiunta un'altra persona al nostro tavolo che all'improvviso I usually try to fill up the empty leg, but I don't want to pay. I don't want to pay. Ah,
di becca di sto bel reggae. End they date, no, end they just. No, ma corse, no, stare basta. Hey, no, that's the challenge. No, end they just. That's what other people want to do. A pagare per andare su un jet sono buoni tutti. I can make it for you for a cheap price if I come in empty leg and if you're flexible. So you have it like for 50% of the price, 3.5. Cioè, quindi tu mi stai a dire che Milano-Olbia, che è in volo da quanto? Che è un'oretta sarà? Cioè, un'oretta e mezza, boh, costa 7.000 euro per volo. Dominic Mauri, bentornato doppia, grazie per i sub. So 40 minuti. Madonna. 3.500 euro per un volo non è esattamente la mia idea di economico. How much would be the standard price to go to Milan? Depending on the size of the jet. Ah, ok. 15, like, or 6, you know. Ma un'altra domanda. Il prezzo varia in base anche a quanta gente sale sull'aereo. Che se così, Teo rimane ad Olbia. Scusa, Teo. Yes, a little bit, because you use more fuel. E ci mettiamo quindi a osservare la situazione più da vicino. Raga, 15, cioè madonna, ma sai quanto, ma pensa a tutti quelli che si spostano in jet, quanti sordi usano. Madò, a parte quanto inquinano, porco dio. Streghi, Vincenzo, Ice, oh Ice, oh, grazie, no, ciao, bellissimo. Anime, Dominique, bentornato. Cercando di capirci qualcosa in più tra jet privati, jet a noleggio, dimensioni e così via. Quello fai conto che ha già probabilmente un 6 o un 8 posti. Come fai a capire se uno che non noleggia o se uno che lo possiede? Non lo sai, nel senso che ad esempio questi qua, VistaJet, è una compagnia grossissima e li charterizzano, quindi magari c'è il privato che ha comprato l'aeroplano, lo dà in gestione all'azienda e l'azienda poi lo noleggia e fa la richiesta. Che hanno il proprio aeroplano privato. Scusa, cioè, quindi puoi comprare un jet e poi lo dai in un... Ma queste cose, ma che... Ma che è? Che mondo? Secondo me è molto difficile. Sì, con Ryanair 15.000 euro ci giri il mondo. Cioè fai tutte le nazioni. Ma noi abbiamo un asso nella manica. Ecco. La lista di tutti i voli privati della giornata. Comunque non è una cosa, secondo me, molto legale. Cioè, frate, ho capito che il video stai a fare il video che devi andare a chiedere a uno. Però, zio porco, ti danno gli Intel, porco dio, pare il 1942. Ma che è? Pare che si è messo lì con la radiolina a girare a capire gli americani che stavano a dire. Ottenuta in modo illecito da un super dipendente dell'aeroporto che ringraziamo. Beh, va bene ovunque? Questi sono i passeggeri, questo bisogna vedere. Questo perché se non riesco a salire su con qualcuno, l'alternativa è trovare un pilota di un empty flight a cui fare la stessa proposta. Ma c'è un altro problema. No, ma tanto ti bloccano subito. Cioè, perché non si può fare un altro flight. In qualche modo faremo, non sarà di certo un... non. Porco dio, sì, ma sembra troppo complicata però stavolta. Secondo me c'ho un'idea di come ce la fa. Perché de normale della giusta fai storie su Instagram. Quando è in una situazione complicata si inventa sempre qualcosa tramite Instagram. Ci può affermarci. Quello è privata. Con lo scritto Qatar. Ma non ci posso credere. Sì. Utilizzando Flight Radar scopriamo della presenza di un bersaglio interessante. Quello lì va a Ginevra, Franca, bisogna trovare il comandante. Guarda quello che sta di giallo sotto. Se vai all'ingresso sui becchi. Proviamoci. Va, spacca. Li sta, capito? Gli sta tipo a pushare da jungle in lane, in top lane. Non chiedermi una cosa. Poi giusto. We are pilots and we are not working yet. Pilot flight, so it's a very confidential flight. Do you have any suggestions? Just I don't want to bother. Real pilot with two stripes. Passa ancora del tempo e io continuo. Mazza quanto hanno imbruttito. Quest'altro, porco dio, vorrei l'ha visti i segni da guerra, vista. Non con i miei tentativi. We are leaving tomorrow, but with bad weather. Intanto, per rendere questo sogno più vivido, mi faccio far vedere dai miei nuovi amici com'è l'interno di un jet privato. Ah, beh, this is what you want. Sì, fighissimo. Effettivamente, bello tosto. Ripartiamo. Questa volta provo a prenderla un po' più di lato. Where are you going? London, UK. For me, it's cool. Small plane, but huge. Ma non demordo. I'm trying with you guys right now. So, to be honest, we're the worst people. Why? Because we fall, we all fall. Peccato, anche perché... Non ci credo. Questo è un gran bel segno. Che unito alla frase, completamente inaspettata, del mio nuovo amico... Say hello to the big boss. And we'll talk to them. Fa aumentare drasticamente la mia speranza. Ok. Quindi entro, saluto il big boss. E mentre Teo inizia a fantasticare... Quindi sei infilato con una famiglia di inglesi, ma che sto a vedere? Mi viene un'idea. Ah, va a Londra con jet privato. Ho capito, vabbè. È il momento di giocarmi il tutto per tutto. Loro hanno già pagato? Però non parlo. Benissimo. Sì. Ho fatto l'investimento. Oh!
E quanto ha speso? Cosa ci dice il bro? Adesso non ci resta che aspettare che se ne accorgano. How many people there are? Like 10? That's gonna be a huge plane. Inizio a sognare anche io e dopo qualche minuto. Thank you. You're welcome. No, è finita così. Un ringraziamento dalla sorella del nostro amico e basta. Mamma mia. Loro stanno prendendo un jet. E veglielo alza faccia! Tempo, la cosa più inaspettata di tutte è che anche chi lavora lì ha iniziato a prendere a cuore la nostra missione. No, we're working on it. Ma piano piano la gente inizia a dileguarsi. Mario? 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 Ma è il balo, eh! È il balo, guazzi! C'ha pure l'orologio suo! È il balo! Mario Nazionale, siamo qui da circa 3 ore. Mazza, comunque quelli, grazie, grazie da lontano, mamma mia, agente di sordi, porco Dio, ammazzate in fronte! Che fastidio! Adesso c'è veramente, veramente... Ma almeno vai a stringere la mano! È completamente vuoto, ma secondo me ce la faremo. E lì Alex, Mattia Gabri, Simic, Mirko, bentornate. Puntiamo a un comandante. Sì, ma penso fosse proprio Mario, eh. Domanda strana, simpatica. Gli spiego tutto, ma... Ahimè, oggi no, perché sono pieno in partenza. Domani funzionerebbe? Funziona quando vuole. Comunque, in qualsiasi parte del mondo. Torno vuoto 2 volte, ma riparto da qui sempre con passeggeri. Io ve la riesco a fare al contrario, la sfida, perché adesso è la fase di rientri. Certo. E lei per caso conosce qualcun altro? Adesso vediamo. Cosa? Moratti è tornato indietro nel tempo? Ringiovanendosi per provare ad acquistare di nuovo Ronaldo, ma a un prezzo minore. E poi questo, frate, ma che è un angelo? Che cosa è? Il bro potrebbe svoltarla completamente. Il bro, ovviamente. Tanto che fa pure un paio di chiamate per provare a trovarci un posticino. Ah, questo ma, se... ahimè. Niente. Salutiamo un po' delusi il comandante, che comunque si è sbattuto più di tutti quelli con cui abbiamo interagito finora. Bravo. Sono il primo momento di sconforto. È una cosa possibile. Bisogna solo avere la fortuna di trovare la persona giusta. All'attacco, ancora. Devo un posto. Quindi se lo abbandonassi il riguardo io potrei venire. Mi sa che non riusciamo con il peso. Quindi... sono leggero. Dove sareste andati? Bergamo. Va bene, grazie mille. Ciao. Intanto le ore passano, i jet arrivano. Ma se stanno a inventare tipo tutte le scuse possibili per non farli salire. Ma che sta, ma Mirko e Enrico Picciola ripartono e noi siamo bloccati senza aver trovato ancora la persona giusta. Ma no, odio Bergamo. Sto qua ad aspettare che arriva qualcuno che mi interessi. Ah, lavoro di pazienza. Di rocchio di cazzo. Guardi, attualmente siamo nella stessa situazione. Qua il bar è chiuso, si è svuotato. Siamo rimasti praticamente solo noi. E infatti, dopo pochi minuti... ci stanno cacciando completamente. Non c'è letteralmente più nessuno. Niente, prendiamo un hotel e torniamo qua domani. Avremo perso la battaglia, ma non la guerra. Oddio, ci tornano il giorno dopo sti pazzi. In cui abbiamo imparato, adesso andiamo all'hotel, ci sistemiamo un po'. In compenso, gran bel tramontino. Non ci sono più NCC. Speriamo che ci venga a prendere un taxi o qualcosa. Ma la vera domanda è, a quest'ora, come torniamo a un hotel? Grazie, come sempre, allo Spirito Santo. Ah, pensavo al cazzo. No, dai, frate, quell'altro che lo sgama, c'ha più culo che anima sto cristiano, zio porco. Stavo guardando gli aerei per rilassare. Mamma mia! Ma che è? Shrek! Ci puoi dare lo strapolvio? Non riusciamo a trovare un cazzo di modo per andarcene da qua. Grazie. Top. Interessante il fatto che ti rilassi vedere atterrare. Ma sì, a ma, me... ma no, ma perché sembrava rito? Sembrava tipo in 16. Boh, in 9 undicesimi. Oh, era bislungato. Dire che domani si spinge. Ninne grandi e si riparte. Sinne più grandi. Carichi di prima. Colazione dei campioni. Per ritrovare l'energia. Secondo giorno si riparte e speriamo di dire si vola. Anche perché oggi ho deciso di cambiare leggermente macchinina, le regole del gioco. Ieri è stata un'esperienza incredibile, abbiamo imparato un sacco di cose, ma abbiamo fallito nella missione. Quindi ho deciso di ribaltare la situazione. Sarò io a regalare un viaggio in jet a qualcuno. Un po' come ha deciso di fare il NordVPN, che dal 28 agosto al 1 ottobre compresi invierà dei buoni Amazon a chiunque sottoscriverà un piano biennale all'Italia. Hey, questa volta non sto a raccontarvi tutti i vantaggi incredibili che avreste con NordVPN, come la sicurezza. E questo ce l'avrò pure io. Dove sta il buono mio? Esaudito. Nord, guarda, a breve possiamo pensarci, adesso ti devo skippare. Oddio, guarda, la giusta dice sei tu il figlio di una troia che gli dà il volo per oggi. Ciao.
vorrei io regalarlo a qualcuno. Quindi tre persone, sarebbe questo. Questo è bello. E questo è bello, però questo... 8.000 prezzo amico. 8.000 prezzo amico, ma che non ti sta così tanto simpatico. È un amico, ma di quelli che se esci non lo inviti. Comunque, chiediamo anche agli amici del giorno prima. Ammetti che qualcuno ci fa risparmiare. 3.4 for Geneva. Beh, questo potrebbe essere buonissimo, eh. Milano, Milano, yes. It's more than twice the price. In ogni caso non c'è tempo da perdere. E dopo aver firmato il contratto, lancio la sfida su Instagram e TikTok. Regalo un volo su un jet privato. E adesso tra i commenti sceglieremo il fortunato o fortunata che poi verrà qua e si godrà l'esperienza insieme a me. Sono contento e da un certo punto di vista sono anche più fiero di pagarmelo da solo. La cosa che la persona che verrà non sa è che arriviamo a Ginevra e poi boh. Vabbè, in qualche modo. Ma quindi... ma quindi ha fallito. Cioè alla fine se l'è dovuto comprare come un babbo, come un coglione. Cioè nessuno gli ha alzato un volo. Lo faremo. Quindi una persona tra quelli che hanno commentato su Instagram. Chi picca? Se picca una tipa è veramente un marpione clamoroso. E lo chiamiamo. Ciao Alessandro, sono Teo, sono qui con Ale. Ma ovviamente. Quanti anni hai? 18 anni. Ecco qua. Ma tra quanto parte il vostro volo? Noi fra mezz'ora dobbiamo essere già sistemati. Provo il prima possibile. Dai, ti aspetto. Alessandro arriva, ma purtroppo per volare su un jet da minorenni c'è bisogno di un genitore. Se vuoi provare a chiedere ai tuoi. Proviamo. Devo abbandonare. Non lo so, Prova a scrivergli. Ovviamente nessuno risponde al povero Alessandro. Cioè questo si è missato Ginevra corcoso perché i genitori non gli rispondevano. Ma anche tutti e due che tutta tanto me lo rispondono. Costiamo il sudore della fatica. Non ho mai né volato da solo e nemmeno, vabbè, volato seriamente. Per me non c'è problema, se loro ti dicono di sì. Però devono dirti di sì loro, io non posso. Sarebbe molto bello condividere per la prima volta questa esperienza, ma senza l'ok di un genitore non posso farlo. No, guarda, per me è veramente una vittoria già averti incontrato. E dato che il tempo era poco, how much time do we have? Very little time. Decido quindi di chiamare il ragazzo che il giorno prima ci aveva accompagnato con sua mamma in hotel per fargli una sorpresa. Aveva anche commentato, ma il problema è che pure lui era minorenne. Quindi chiedo a sua mamma. Lei è mai stata su un jet privato? No. Vuole salirci fra mezz'ora? E mentre loro arrivano, avviso... Cioè, frate, io vivo nel 2023, lui vive nel 2030, io penso alla tipa, lui pensa alla madre. Cioè, frate, sta un passo avanti, cioè tu fai un passo, ne fai quattro indietro, quale della giusta? Che ci sarà un passeggero in più. Only one person. C'è uno schizofrenico, porco Dio. Yeah, they will charge another 200, it's okay? Costa 3.000 euro! Una persona più duce e dubiote! Ma come, che cazzo te la ce l'ha? Ma che significa? E dopo un quarto d'ora, eccoli arrivare. Ma in che senso minorenne se guidava la sera prima? Quindi è giusto, secondo me, ricambiare. Arriva anche la mamma, a cui... Avrà guidato la madre. Spiego. Niente, adesso andiamo con un jet a Ginevra. E poi voi siete liberi di fare quello che volete. Ma a quanto pare... c'è un problema. Un giro con jet privato per fare un giro per Olga qua sopra. Ho due figli a casa che non ce la fanno. Io devo arrivare qua alle 10 stasera, alle 11 stasera. Ma purtroppo non c'erano voli. 20-25, ma no, dura 11 ore il volo, direi di no. E quindi l'unica soluzione era... aspettare a Ginevra e partire domani mattina alle 10 e arrivate diretti ad Olga. Che non ci sono fisicamente proprio i voli. Io sono disposto a qualsiasi cosa. Io non posso pilotare un aereo e farvi tornare qua prima. Il resto, qualsiasi cosa io lo faccio. Come se non bastasse. We're departing like 15 minutes, so. Dobbiamo decidere adesso. È già deciso, non lo sapevo. Oh no, ancora una volta siamo a un vicolo cieco. Dai, però mi dispiace tantissimo, ma io cosa posso fare più di questo? Ho detto pure, tipo, possiamo fare più di questo. Cioè, io non voglio che tu ci rimanga mai. Io non ci rimango mai. So, who is departing? E la persona che sta indicando è la dimostrazione che, alle volte, bisogna buttarsi senza pensarci troppo. Tu com'è che sei finito qua adesso? Io perché ho visto la storia e ho detto, vabbè, ci provo. E tu saresti disposto a prendere il volo domani mattina per tornare? Perché il primo volo per tornare... Uomo fragola! Il semaforo! Perché devi farti uno sbattimento clamoroso da quel gruppo. Quindi ci imbarchiamo e ci dirigiamo. Porco Dio, questo non ci sei lanciato, frate. Questo c'è, si è tuffato Nadia Cagnotto. Non è Nadia. Fatto una piccola unione, una delle due è viva, Tania Cagnotto. Verso il nostro simpatico
aereo privato. Sta succedendo di tutto, delle robe strane. Sono felicissimo di aver provato te. Ma comunque allora, guardalo, di farlo con te. Questo? Attenzione. Let's go. Prossima volta. Però guarda che drip questo. Dai, prendiamo uno che quando entri stai dritto. Dai, bello. Che buono. Sicuramente vale i soldi che ho speso. Oh, alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, fammi vedere dentro. A volte basta chiedere, altre basta pagare. Ora però bisogna fare un tour. Questo è il cockpit dove ci sono pilota e copilota. Qua ci ha detto che c'è del ghiaccio, salviettine e bicchieri. Con questo coso qua si può spostare la poltrona. Abbiamo aperto il tavolino. Teo ha paura, si allaccia subito la cintura. Ci sono altri due posti e qua c'è una specie di ripostiglio con un'altra divisa per il comandante. Il bar offre dei grissini oppure delle merendine buonissime. Anche se almeno un sorso di champagne me l'aspettavo. Io quando sono passato ho visto a te, quindi ragazzo dietro, no. Niente da fare, vabbè. Almeno abbiamo provato. Quest'altro stava a vilogasse nel mentre che provava a scroccare in volo. Ma sì, ma che è? Il metaverso completamente. Roblox! Sono la stessa. Bravo, bravo. Sono più vita. E quindi si decolla. Leggerissimo, a differenza degli altri, anche oltre al decollo, però ti senti leggerissimo. E un'altra cosa diversa è che è molto più silenzioso. Se la fosse... Sì, ti sentirai pure leggero, ma se devo pagare 4.000 euro per sentirmi leggero, significa letteralmente che pago, non lo so, una roba come 300 euro al chilo. Cioè, ma che cazzo so, Angus? Non lo so, so Wagyu A5. Al di là di tutto, del video, bello, bel gesto. Mi sembra esagerato. Sto regalando un viaggio da Olbia a Ginevra solo a Teo e a lui. Lo sto regalando ad una mosca di Olbia che verrà a Ginevra con noi. Al di là di tutto, di fare le foto, di essere sul jet, a me anche solo fare una chiacchierata così perché ci sia un'ispirazione. Fa molto 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 piacere, davvero tanto. Stiamo ufficialmente atterrando. Noi siamo stati in aeroporto 2 giorni. Però Ale della giusta. Stiamo. Cioè, è tutto molto carino, ma. Cioè. Ah, vabbè, no, però non è uomo, non è Greenbaud che gli sta a mettere dito in bocca. Vabbè, è l'amico suo. Comunque, però. Maci, Danielino, Federico lo chiamavano, bentornati. Ufficialmente atterrando. Noi siamo stati in aeroporto 2 giorni. Ma tu hai preso un aereo che sei arrivato. Pim pim, preso, partito, è arrivato. Questo secondo me è il vero vantaggio dei jet privati, che veramente risparmia un sacco di tempo. E purtroppo il nostro viaggio finisce qui. Mamma mia, super smooth, leggerissimo. Complimenti ai ragazzi. Everything was fine. Yeah, thank you so much. E via verso la macchinina che ci porterà a Milano. Ciao aeroplanino. E non è finita qui, perché adesso questa macchina ci porterà a un'altra macchina. Comunque, se prendi il volo e ti presenti 2 ore prima in aeroporto, il volo lo prendi comunque, nel senso. Poi dici, vabbè, ok, sì, 2 ore prima, ma nel senso... Che abbiamo preso, che ci porterà a Milano. È così strano. 2 ore fa ero in macchina smadonnata e sono qua con voi a Ginevra. Questo è bello nella vita. E soprattutto del mio lavoro, che mi permette quasi ogni giorno di fare esperienze incredibili. Da quando siamo atterrati a quando siamo dentro la macchina... 9 minuti, pazzesco. Torno a Milano, contento di aver fatto e fatto. Vabbè, fare sì, questa roba, un'esperienza sì, riservata sì. Soltanto cioè, una piccola cerchia di persone. Non la so fretta se è comunque una roba molto da persone. Sì. O se lo userò ancora per qualche spostamento di lavoro nei prossimi anni. Spero tanto di sì. Ma il viaggio è stato davvero incredibile. Chiudo in estate in cui ho lavorato tanto, ma forse mi sono divertito anche di più. Che bello! Sono felicissimo di essere tornato. Inizia la rumba del vecchio Teodorico. La storia molto simpatica è che siamo appena arrivati in stazione e adesso nostro fratello prende il bus per l'aeroporto e torna a Olbia. Un eroe.